Gian Cristiano Desiderio, giornalista, scrittore, filosofo, soprattutto appassionato e studioso di Benedetto Croce. È di qualche giorno l'uscita di Tutto Croce, ce ne puoi parlare? Sì, scrittore, filosofo, professore, giornalista, francamente troppe cose. Mi verrebbe da dire sono soltanto un giornalista, ma siccome lo diceva anche Montanelli, non posso dire nemmeno questo. Sono uno che lavora in questo settore, in questo campo e cerca di produrre delle cose. L'ultimo libro che è uscito adesso si chiama Lo scandalo Croce, quel vizio insopportabile della libertà. Esce forse anche abbastanza casualmente per i 150 anni della nascita di Benedetto Croce, perché in realtà sono delle note a margine della biografia di Croce che ho pubblicato nel 2014, Vita intellettuale e affettiva di Benedetto Croce. Perché il titolo Lo scandalo Croce? Beh, è abbastanza semplice, perché noi viviamo in un paese in cui la libertà viene molto predicata, molto teorizzata, ma molto poco invece viene praticata. Invece nel caso di Benedetto Croce ci troviamo di fronte non soltanto ad un filosofo, ad uno studioso, ad un critico, ad un letterato, ma ci troviamo di fronte ad un grande italiano, ad un grande uomo che teorizzò e predicò la libertà, ma ebbe anche il coraggio poi di praticare la libertà, tanto in regime libero, tanto in regime oppressivo, cioè sotto il fascismo, ma non solo sotto il fascismo, anche dopo la caduta del fascismo seppe ancora una volta opporsi a quello che lui riteneva il pericolo non solo italiano, ma un pericolo ormai europeo e mondiale, cioè il pericolo dei totalitarismi. Così, mentre molti intellettuali, molti italiani peccavano per la seconda volta, cioè dopo aver servito il fascismo, cambiarono un'altra volta casacca e camicia, tolsero la camicia nera e indossarono la camicia rossa e quindi caddero da la padella nella brace, in sostanza. O meglio, furono gli italiani a cadere nella padella nella brace. Benedetto Croce invece si oppose anche alla minaccia del totalitarismo del comunismo e in particolare ebbe uno scontro con il PC di Palmiro Togliatti. Ecco, questo è effettivamente quello che io ritengo essere lo scandalo Croce. Questo scandalo della libertà per cui Croce è difficile, come dire, da trattare, da maneggiare, non solo per i comunisti, non solo per i fascisti, ma anche per i cattolici, per i positivisti e in sostanza forse un po' per tutti quanti a volte gli italiani che hanno un rapporto un po' strano, un po' ambiguo con la libertà. Ne fanno appello quando c'è bisogno di rivendicare i propri diritti, ne fanno meno appello quando invece c'è da assolvere i propri doveri. Ecco, la vita, il pensiero di Benedetto Croce è per noi italiani esemplare in questo caso perché è un po' il racconto della nostra stessa anima e quindi non riguarda tanto il nostro passato, quando invece la nostra stessa vita civile attuale.